Se di iscrizioni misteriose parliamo e tiriamo in ballo Capo di Ponte, sicuramente state pensando ai famosi Massi di Cemmo e alle loro ricchissime testimonianze d'arte rupestre. Invece oggi parliamo di Medioevo, di chiese e di un'iscrizione molto interessante che riguarda da vicino la pieve di San Siro. La chiesa è a strapiombo sul fiume Oglio e per raggiungerla si deve salire un sentiero che da un millennio conduce i fedeli quasi in ascesa al Signore. Costruita 1000 anni fa su una precedente cappella longobarda, quasi certamente in epoca pagana questo posto era sede di culti alle divinità comune. L'iscrizione dello stupendo portale recita: benedici, o Dio, coloro che entrano da qui per avvicinarsi a te. Ma non è l'iscrizione di cui parleremo oggi. Una volta entrati si ha l'impressione che questo vasto edificio sia stato scavato nella roccia ed è quasi chiaro come il tempio sia una costruzione orientata a magnificare il sole nascente, culto che ovviamente fece prediligere questo luogo ai pagani prima ancora che ai cristiani. Scendere nella cripta è qualcosa di mistico e le finestre monofore che vi si trovano guardano verso punti non casuali del territorio circostante. Una guarda verso il castello di Cimbergo, rudere di un antico potere locale. Un'altra verso il monastero di San Salvatore di Paspardo, luogo incantevole, antico quanto la pieve di Cemmo stessa. Sorto da una donazione della famiglia Sala nel periodo della lotta per le investiture, il monastero di San Salvatore è l'unica testimonianza della presenza cluniacense in Valle Camonica e riproduce elementi architettonici che si trovano anche nella pieve di Cemmo. Tornando alla chiesa di San Siro, la sorpresa vera, sfiorata ed ignorata dal passaggio dei visitatori, è un'iscrizione al suo esterno, proprio a pochi metri su quella stradina che abbiamo usato per salire. Già Romolo Putelli ne aveva dato una descrizione e qualche anno fa ci ha dedicato un articolo anche Arsenio Frugoni. L'iscrizione è stata fatta non casualmente sul passaggio rivolto al popolo che veniva a sentire la messa in questa pieve e fu voluta dal Magister Obertus. E purtroppo è mutila di un pezzo che si è staccato già secoli fa. Dopo l'anno mutilo anch'esso, ma che potrebbe essere 1163 Sancto Die, qui all'inizio della seconda riga abbiamo solo una E, come ultima lettera di una parola prima di Captum Est Medi, a Federico Imperatore Italo Dis 1167, reedificatum est. Prima della E, tuttavia, Frugoni identifica quello che sembra il resto di una V che si fonde sulla E. Perciò lo studioso si è chiesto: quale giorno santo finisce con VE? Olive? Perché nel Medioevo il giorno delle palme spesso era anche chiamato giorno degli ulivi. L'anno potrebbe essere un errore dell'apicida, perché se fosse 1162 tutto avrebbe un senso. Perché il santo giorno degli ulivi di quell'anno, l'imperatore Federico Barbarossa, dopo averne ottenuto la resa, ordinò la distruzione di Milano. Ecco cos'era quel Medi troncato alla fine della riga. Mediolanum. Perciò l'iscrizione va letta così: Hoc Magistri Doctoris Iuris Ubertis, 1163 Sancto Die Olive, Captum Est Mediolanum, a Federico Imperatore et a Lombardis, 1167, reedificatum est.
Chi l'ha voluta incidere ha ricordato con gioia che 5 anni dopo i milanesi sparsi nei borghi della Lombardia, aiutati anche dagli alleati come i bresciani, tornarono a riedificare la città. Evento importante che farà risorgere la Lega Lombarda, la quale sconfiggerà definitivamente il Barbarossa nel 1176 a Legnano. Perché questo magistrato abbia voluto incidere nella roccia questa storia rimane in parte un mistero, ma possiamo immaginare che anche loro, uomini medievali, rimasero affascinati da quelle antiche e indecifrabili iscrizioni che vedevano sparse in tutta la Val Camonica e vollero in qualche modo riprendere questa antica usanza e incidere nella pietra un momento per loro importante.